Buongiorno, buona domenica, grazie a Bruno, grazie a tutti, è bello ritrovarsi, certo sarebbe bello vederci più spesso, ma facciamo quello che è possibile. E l'incontro di oggi tratterà il tema della misericordia nel Vangelo di Luca, adesso tra poco inizieremo, e prima alcune informazioni, alcune indicazioni. È venuto a Montefano, prima uno parlava della fantasia del Padre Eterno, è venuto a Montefano il cardinale Casper, che sapete che è l'ispiratore di questo giubileo della misericordia, del Papa Francesco, per parlare di questo libro che testimone della misericordia, che trovate, dove in maniera veramente senza alcuna reticenza affronta tutte le tematiche, anche le più delicate, della Chiesa attuale. Si legge benissimo perché è un'intervista che gli fa Raffaele Luise, e sempre di Casper, quando il Papa venne eletto nel primo Angelus, parlò di questo libro che l'aveva ispirato, di Casper, che è uno dei capisaldi sulla misericordia. Infine, oggi parliamo del Vangelo di Luca. E Josef Riuskamps, Pepe per gli amici, collaboratore ai tempi dell'equipe di Qua Matteo, uno dei più grandi esperti di Luca e degli Atti, ha fatto qualcosa di strano, qualcosa che lui, i suoi libri sono inaccessibili, tre quarti sono scritti in greco e quindi sono inaccessibili. Allora cosa ha fatto? Ha preso queste sue fonti, questi suoi studi, e le ha trasformate a mo' di romanzo. Cioè, questo che scrive una lettera a questo, alla madre Teofilo, in cui presenta il Vangelo di Luca e gli Atti, che sapete erano un'opera unitaria. È veramente interessante. Infine, penso che molti di voi conoscono nel nostro sito il Vangelo dei bambini, ovvero come proteggere i bambini dal catechismo delle parrocchie. È un sito dove delle mamme romane hanno preso i nostri incontri e li traducono nel linguaggio e nelle modalità accessibili ai bambini. E si chiama Martina Ciabattini, e in questa azione adesso hanno stampato una sintesi del Padre Nostro, secondo la nostra traduzione, secondo la nostra interpretazione, veramente ben fatta. Ecco, passati ai consigli di cose utili, vogliamo trattare l'anno santo della misericordia, il giubileo della misericordia. Allora vediamo, nei limiti naturalmente di questo incontro, di presentare l'evangelista della misericordia, il Vangelo che più ha creato difficoltà alla Chiesa, perché nella Chiesa c'è stato un mutamento, o se vogliamo un tradimento della sua natura, per cui nel giro di poco tempo da fede perseguitata si è trovata ad essere una religione imposta. Quindi ha dovuto abbandonare tutta la novità portata da Gesù e costruirsi a mo' di religione. Essendo una religione imposta, questo è successo tra il 300 e il 400, e diventando una religione imposta, ha dovuto usare l'arma che tutte le religioni hanno per imporre le loro dottrine, per imporre i loro dogmi, per imporre le loro verità. E qual è quest'arma? Il terrorismo religioso. Come si fa a convincere una persona di cose che nel linguaggio popolare si dice non stanno né in cielo né in terra? Come si fa a obbligare le persone a osservare certe regole che veramente vanno contro la natura dell'uomo, contro la sua intelligenza? E come si fa? Attraverso la paura. Allora, cosa significa questa paura? Io, prete, se ti impongo una regola, non ti posso mettere paura io personalmente, poi non vuoi, anche se sono prete, mi puoi rivestire di tutti i caratteri sacri che vuoi, ma sono sempre una creatura come te. Allora questa paura viene proiettata in Dio. Attento, se disobbedisce a me, non è che disobbedisce a me, disobbedisce a Dio. E se disobbedisce a Dio, vedrai quello che ti capita. Quindi anche
cristianesimo divenne una religione imposta attraverso il terrorismo religioso, arrivando attraverso questa pratica della paura che bisognava inculcare nelle persone a una deturpazione del volto di Dio, del volto misericordioso del Padre, e bisognava inventare queste azioni punitive da parte di Dio che castigava i trasgressori a una legge umana. Quindi la Chiesa, nel giro di pochi tempi, ha dovuto abbandonare il messaggio di Gesù, ma come faceva con il Vangelo? Specialmente il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è il Vangelo che più degli altri ha la linea dell'amore, della misericordia, della compassione di Dio, è il Vangelo degli esclusi, dei perduti. Allora questo Vangelo divenne scomodo e si tentò, dove è stato possibile, di annacquarlo o di modificarlo dall'inizio alla fine. Quindi, allora, quello che abbiamo detto finora, tra il terzo e il quarto secolo, un mutamento, perché per motivi di interesse politico, i re e l'imperatore hanno compreso la forza unificatrice del cristianesimo e lo hanno imposto alle persone. Voi sapete che a quel tempo esisteva la regola che la religione del re è la religione del popolo. Per cui se il re cambiava religione, tutto il popolo doveva cambiare religione. Ma non perché fosse convinto della bontà della nuova fede, ma perché gli era imposto. Quindi il cristianesimo, dal IV secolo in poi, venne imposto attraverso la paura. C'è un episodio molto famoso, tragico, vedete che non abbiamo nulla da insegnare all'ISIS o altre forme di terrorismo religioso. Si racconta che quando Carlo Magno, il grande re cristiano, entrò in un paese della Francia, entrò accompagnato dal prete con l'acqua santa per il battesimo e in boia con la scure per decapitare le persone. E Carlo Magno fece un discorso molto semplice alle persone: adesso dovete diventare cristiani, pertanto chi vuole il battesimo si accomoda dal prete, chi lo rifiuta ecco il boia. La cronaca dice che quel giorno in boia staccò ben 800 teste. Proviamo a immaginare con quanto entusiasmo quelli che la testa se la sono tenuta sul collo hanno accolto il messaggio di Gesù. Quindi questo mutamento o questo tradimento dell'origine di Gesù si trovò a fare i conti con i Vangeli, che sono tutti improntati all'amore. In particolare ci fu un Vangelo, quello di Luca, che venne, dove è stato possibile, anacquato, manipolato, adulterato o addirittura omesso. C'è un brano del Vangelo di Luca che per secoli nessuna comunità cristiana ha voluto al suo interno e solo dopo qualche secolo ha trovato ospitalità nel Vangelo di Giovanni ed è il famoso episodio della donna adultera. Nessuna comunità lo voleva. Il Vangelo di Luca presenta il volto di Dio, che è una misericordia che si rivolge a chi? Agli esclusi, agli emarginati, a coloro che sono stati allontanati o che si sono allontanati da Dio. E lo fa l'Evangelista dall'inizio alla fine, attraverso due figure che sono programmatiche di questo messaggio. La figura all'inizio del Vangelo dei pastori e la figura del criminale crocifisso sulla croce insieme a Gesù alla fine dei Vangeli. Il messaggio è identico. A tutti, qualunque sia la loro condizione, arriva l'ondata vivificante dell'amore di Dio, non per i meriti delle persone ma per i loro bisogni. Questa è quella che potremmo definire la buona notizia di Gesù. La religione insegnava che l'amore di Dio andava meritato per i propri meriti, per le proprie virtù. Gesù dice che l'amore di Dio non è un premio che si dirige alle persone per i loro meriti, ma un dono che Dio fa agli uomini per i loro bisogni. Allora, fin dall'inizio, l'Evangelista apre con la scena della nascita di Gesù,
dove l'annunzio viene dato a quelli che nella società dell'epoca erano senza diritti civili, considerati alla stregua di banditi, ed erano quelli che insieme alle prostitute e ai pubblicani, con la loro presenza ritardavano la venuta del regno di Dio, e il Messia alla sua venuta avrebbe eliminato fisicamente. Ebbene, l'Evangelista ci scrive che l'angelo del Signore, che è Dio stesso, si presentò a loro, e cosa ci saremmo immaginati? Secondo i parametri della religione, che Dio punisce, castiga i peccatori, quando Dio si manifesta a questa gentaglia li avrebbe dovuti incenerire, esterminare. Invece l'Evangelista scrive che la gloria del Signore li avvolse di luce. La gloria del Signore significa la manifestazione visibile di quello che Dio è, e Dio è amore. Luca, con questa sola pennellata, smentisce, demolisce tutto quello che la teologia, la religione, la spiritualità avevano presentato di Dio. Quando Dio si incontra con i peccatori, non li rimprovera, non li punisce, non li castiga, ma li avvolge nel suo amore, senza condizioni. Non è che Dio dice adesso se vi convertite, se promettete di cambiare vita, io vi perdono e vi do il suo amore. Quando Dio si incontra con l'uomo che vive nel peccato, con l'uomo che vive nell'emarginazione, lo avvolge del suo amore. E l'Evangelista esprime tutto questo attraverso quello che è il canto degli angeli, che la gloria di Dio dal più alto dei cieli, cioè la manifestazione visibile di quello che Dio è la pace. Pace significa tutto quello che concorre al benessere della persona, potremmo tradurla con felicità nel nostro senso, e pace in terra agli uomini che egli ama, cioè tutti gli uomini. Questo non poteva andare con questa mutazione genetica del cristianesimo, in cui tutto quello che Gesù aveva abbandonato, e tra questo la categoria del merito, come si poteva tollerare che la pace di Dio venisse donata a chi? Agli uomini che gli ama, a tutti gli uomini. E allora, ecco, subito, tra il terzo e il quarto secolo, incominciano le varianti di questa frase di Luca, fino a deformarla con quella che tutti quanti abbiamo conosciuti, chi non lo conosce, è entrata poi purtroppo nella preghiera come un tossico che ha avvelenato fino ad atrofizzare le speranze di spiritualità delle persone, per cui venne tradotto, lo conosciamo tutti, e pace in terra agli uomini di buona volontà, cioè a quelli che lo meritano. L'esatto contrario dell'insegnamento di Gesù. La pace non è per gli uomini di buona volontà, quelli che lo meritano, ma la pace, cioè l'azione vivificante di Dio, è per tutta l'umanità. E questa traduzione, questa manipolazione del testo di Luca è arrivata fino alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, quando si è andati alla ricerca del testo originario, autentico dell'Evangelista, e si è visto che l'Evangelista non si era sognato di indicare la pace agli uomini di buona volontà, ma la pace di Dio è per tutti gli uomini. Allora questo ha portato un mutamento della dottrina. Questa è la caratteristica di Luca, è dall'inizio alla fine, e alla fine c'è un episodio che non cessa di scandalizzare. Gesù è condannato alla crocifissione. Perché per Gesù hanno scelto la crocifissione? Se Gesù fosse stato condannato alla morte secondo il diritto penale giudaico, veniva lapidato. Se fosse stato condannato a morte secondo il diritto romano, veniva decapitato. La morte non era un sistema per eseguire le condanne capitali, ma era una orrenda, orripilante tortura inventata dai persiani, che veniva adoperata soltanto in caso di efferati delitti e comunque per gli schiavi, per la feccia della società. Perché Gesù, per Gesù i sommi sacerdoti hanno chiesto la crocifissione? Perché se Gesù fosse stato mandato a morte secondo il canone di diritto romano o ebraico, sarebbe stato più pericoloso da morto che da vivo, perché si sarebbe creata la figura del martire e sarebbe stato peggio. Allora per Gesù ci voleva una morte talmente infamante,
talmente vergognosa che togliesse ogni ombra di dubbio. Ma come avete potuto credere che questo uomo fosse un profeta, un inviato di Dio, un figlio di Dio? Non vedete che morte ha fatto? Ecco perché per Gesù i sommi sacerdoti hanno chiesto la crocifissione. Perché il tipo di morte che secondo il libro della legge, e la legge è la parola di Dio nel libro del Deuteronomio, è riservata ai maledetti da Dio. Vedete come è morto? Ha fatto la morte dei maledetti da Dio, ma poteva essere il figlio. Ebbene, sulla croce con Gesù ci sono altri due. Ripeto, non si andava in croce per qualcosa di leggero, ci andavano soltanto autori di efferati crimini. Quindi insieme a Gesù ci sono due criminali tremendi. Infatti uno dice: noi giustamente riceviamo la pena che meritiamo. Ebbene, uno di questi si rivolge a Gesù e gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. La risposta di Gesù spiazza, è la fine del Vangelo, quindi dall'inizio alla fine vediamo l'Evangelista come spiazza tutti i luoghi comuni della religiosità. La risposta di Gesù spiazza, demolisce tutto quello che la religione aveva costruito nei confronti del peccato, del peccatore, per ottenere il perdono di Dio. Infatti la risposta di Gesù qual è? Oggi sarai con me in paradiso. Questo è intollerabile. È un delinquente che è finito sulla croce. Come fa Gesù a dirgli oggi sarai con me in paradiso? Ma come, noi che stiamo piano piano creando la categoria del purgatorio, dove le persone dovranno trascorrere del tempo per purificarsi dei loro peccati prima di essere ammessi alla luce divina, e tu a questo bandito, un delinquente, perché non gli hai chiesto ti sei pentito delle tue colpe, chiedi perdono a Dio? Niente, niente di tutto questo. Perché Gesù gli dice: guarda, adesso te fatti qualche secolo di purgatorio, perché insomma se sei finito sulla croce qualcosa è combinato, poi ti assicuro un posto in prima fila. E invece Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. È l'unica volta che in bocca a Gesù c'è la parola paradiso. Gesù non parla mai di paradiso, parla sempre di vita indissolubile, di vita eterna, di vita che continua. Perché l'Evangelista adopera la parola paradiso? Perché nel libro del Genesi cosa si legge? Che l'uomo peccatore fu cacciato dal paradiso, il Dio che punisce, il Dio che castiga. Con Gesù è l'uomo peccatore quello che fa ingresso nel paradiso. E anche questo episodio venne mal digerito dai rappresentanti della religione. Allora anzitutto si cercò di alleggerire la posizione del criminale e venne creata la figura del buon ladrone. Sì, insomma, era proprio un criminale, era un buon ladrone. Gli è stato trovato anche il nome, il Tisma, e se vi interessa in particolare è stato fatto santo e la sua festa è il 25 marzo e l'ironia che dice che è il protettore dei ladri, forse è una categoria alla quale va molto molto bene. Quindi Luca prosegue questa linea: l'amore di Dio non è concesso come un premio per i meriti delle persone, ma come un regalo per i loro bisogni. Il messaggio di Gesù è tanto più sconvolgente se inserito in un clima culturale dove imperava la paura di Dio. Quello che è strano al tempo di Gesù, ma anche oggi, è che mentre la paura di Dio mette timore, ma non scandalizza, quello che scandalizza è la misericordia di Dio. Il clima in cui Gesù si è trovato a operare è quello espresso da Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti della tradizione dell'Antico Testamento. La conosciamo le parole di Giovanni Battista: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Il Messia annunciato da Giovanni Battista era raffigurato con una scure in mano. Ogni albero che non porta frutto si taglia e si butta nel fuoco. Perché? La religione, come abbiamo detto, deve necessariamente ricorrere al terrorismo, deve mettere paura. E quale paura più efficace della paura di Dio?
Più volte abbiamo accennato nel corso di questi incontri al libro del Deuteronomio, lo dico per le persone che sono nuove qui, nel libro del Deuteronomio, quindi della legge di Dio, al capitolo 28 sono elencate 52 maledizioni che Dio fa piombare su chi non trasgredisce la legge. Andatele a leggere. E la gente ci credeva perché era la parola di Dio. Sono 52 maledizioni dove è compreso tutto quello che può capitare di negativo a una persona, tutte le malattie. A un certo momento l'autore, probabilmente un sadico, un psicopatico, non so, dice: e anche le malattie che non sono elencate in questo elenco, anche quelle ti colpiranno. Tra l'altro la fantasia del Padre Eterno, perché è il Padre Eterno che scaglia queste maledizioni, c'ha una fantasia sadica. Tra le 52 infermità che colpiscono chi trasgredisce la legge, vedete, il terrorismo religioso, ce n'è una di una simpatia unica: emorroidi dalle quali non potrai più guarire. Pensate il Padre Eterno cosa va a pensare domani e dove va a pensare. E il finale di questo brano dice: finché colpito da tutte queste sventure dirai: va, torno in Egitto e mi vendo come schiavo. Stavo meglio come schiavo che qui libero. Dice: allora tornerai in Egitto, ti venderai come schiavo e nessuno ti comprerà. Il sadismo totale. Attenzione, che noi ridiamo di queste cose, ma quando un giorno rideranno di quello che noi crediamo? Noi ridiamo giustamente, ed è bene ridere di queste cose, ma quanto terrorismo la Chiesa ha praticato, turbando non soltanto la vita, ma la psiche delle persone. Quante persone hanno avuto devastata la loro esistenza dalla credenza del diavolo e dell'inferno? E quanto ancora in certi catechismi vengono insegnate queste cose orribili. Quindi la religione ha bisogno di mettere paura, e il parametro della religione è: Dio preme i buoni ma castiga i malvagi, e il castigo di Dio sappiamo quello che è. Quindi era un Dio che spaventava, ma stranamente non scandalizzava. Ma la paura di Dio nei Vangeli viene denunciata come devastante. Ci sono persone che per la paura di commettere peccato, per la paura di trasgredire delle regole, non sono cresciute, non hanno vissuto la loro affettività, la loro sessualità, la loro libertà, hanno frustrato la loro esistenza. E questo già viene denunciato nei Vangeli, nell'episodio, conoscete quello dei talenti, quello che lo mette sottoterra perché dice: ho avuto paura di te. La paura di Dio impedisce alle persone di liberarsi, di crescere. Ebbene, in questo Vangelo Gesù, uno dopo l'altro, demolisce tutti i pilastri dell'istituzione religiosa, non solo ebraica, ma quello che è comune delle religioni. Finché demolisce uno di quei pilastri che tuttora, purtroppo, da qualche parte ancora esiste, ed è quello del... Io credo che la perfidia alla quale la religione è riuscita ad andare, neanche il diavolo riesce a inventarla. E qual è la perfidia della religione? È quella di aver stabilito, in base a delle regole, delle leggi attribuite, contramandate come volontà divina, che tu, per la tua condizione, sei impuro. Impuro, secondo la categoria dell'epoca, significa escluso da Dio. Quindi non hai nulla a che fare con Dio. E se tu ti chiedi: ma chi mi può liberare da questa situazione? Dio. Allora vado da Dio? No, siccome sei puro non puoi andare da Dio, è la disperazione totale. Quindi la religione dice che Dio vede la tua situazione, la tua condotta, il tuo atteggiamento come negativo. Sei impuro, non hai nulla a che fare con lui. L'unico che ti può togliere da questa condizione di impurità è Dio, ma siccome tu sei impuro non puoi rivolgerti a Dio. Ebbene, Gesù demolisce tutto questo. E l'Evangelista ci presenta Gesù che incontra quello che era l'emblema
della impurità il leproso, non solo non lo scaccia, ma addirittura lo tocca e la lepra scompare. Questo cosa significa? Che non è vero che bisogna essere puri per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che rende pure le persone. E questo sarà il parametro che Gesù porterà avanti in tutto il suo insegnamento e che poi vedremo specialmente nella Eucaristia. Finché, ed è sempre Luca, che negli Atti degli Apostoli metterà in bocca a Pietro quella che è la base del messaggio cristiano. Pietro dirà: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Dio. È la religione che ha bisogno di dividere le persone tra puri e impuri, tra santi e peccatori, ma non Dio. L'amore di Dio va rivolto ad ogni creatura, indipendentemente dalla sua condotta e dal suo comportamento. Ebbene, Gesù, non solo nell'insegnamento, ma nella pratica, rivolge tutto questo, finché un giorno, scrive l'Evangelista, che camminando incontra un pubblicano di nome Levi. Per quanto ora cercherò di illustrare chi può essere, chi poteva essere il pubblicano al tempo di Gesù, non renderà mai il significato di questa persona, di questa condizione. Pensate semplicemente alla persona più odiosa che avete in mente, la persona proprio più orribilante. Chi sono i pubblicani? Sono dazieri. Vincevano l'appalto per la gestione del banco del dazio e poi erano liberi di mettere le tariffe che volevano, quindi erano dei ladri di professioni. Al soldo dei dominatori erano considerati impuri, erano disprezzati, ritenuti alla tregua dei briganti, dei pastori, e così, concentrando un po' le linee dei pubblicani, essendo a contatto con i pagani, erano sempre in condizione di impurità. Persino il manico del bastone con il quale controllavano le mercanzie era impuro. È impura la casa in cui entrano, figuriamoci la casa in cui abitano. Teniamo presente, perché poi vedremo Gesù quando entra appositamente nella casa di uno di questi. È addirittura lecito giurare il falso nei loro confronti, esattamente come per gli assassini. Erano, in una parola, considerati trasgressori di tutti i comandamenti di Dio. Quindi, quando si dice il pubblicano, la persona per la quale non c'è alcuna speranza di salvezza, è marchiato in maniera indelebile con l'impurità. Da loro bisogna tenere una distanza di almeno 2 metri, una distanza di sicurezza, non gli si può rivolgere la parola e bisogna allontanarli. Ebbene, Gesù, passando, vede uno di questi in esercizio, è seduto al tavolo della riscossione delle imposte. Gesù cosa avrebbe dovuto fare? Anzitutto tenere una distanza di sicurezza e poi, da bravo leader spirituale, l'avrebbe dovuto rimproverare, l'avrebbe dovuto ammonire per la sua condotta. Invece Gesù, il primo individuo che invita a seguirlo dopo i discepoli è proprio un pubblicano. Noi non avremo mai idea dello shock che ha provocato questo. E, ripeto, pensiamo alla persona che riteniamo la più odiosa nella nostra esistenza, che riteniamo la più lontana da Dio, quella senza verdi. Gesù, esattamente come i primi discepoli, gli dice: seguimi. E se fino a qui lo possiamo capire, è il dopo che sconcerta. Va bene, Gesù nella sua misericordia chiama anche sto delinquente, chiama anche sto ladro di professione, chiama sta persona spregevole, ma io, se avessi chiamato lei, dico: vabbè, adesso segui, adesso vai nel deserto 40 giorni, fai digiuno, preghiere, penitenze, ti purifichi e poi facciamo un periodo di noviziato, vediamo come ti comporti e alla fine vedremo se sei ammesso o no a fare del gruppo. Invece scrive il Vangelo che Levi organizza un pranzo in casa sua e Gesù ci va, e ci vanno tutti quelli della sua lisma, cioè tutti i peccatori, e questo crea naturalmente lo
scandalo di chi? I soliti sono gli scribi e i farisei che mormorano contro Gesù. Perché? A quel tempo, lo sapete, si mangiava tutti quanti in un unico piatto. Se mette nel piatto la mano una persona che è infetta, tutto il piatto è infetto. Allora, innanzitutto non si può entrare in casa di un pubblicano, e Gesù c'è entrato con i suoi discepoli. Non si può mangiare con un pubblicano e Gesù ci mangia. La conclusione ovvia, che scrivi i farisei dicono, ecco, Gesù e i suoi discepoli sono diventati impuri. Non hanno compreso, e nella Chiesa ci vorrà tanto per comprenderlo, adesso per fortuna con Papa Francesco ci si sta arrivando, perché ogni pranzo nell'Eucaristia è immagine, e i Vangeli è immagine dell'Eucaristia. Non ha compreso che non è vero che occorre essere puri per mangiare con il Signore, ma è mangiare con il Signore quello che purifica. E qui Gesù è stato in quell'occasione che fa un'affermazione che di per sé è talmente ovvia, talmente banale, che se non fosse che la religione è riuscita a incretinire le persone, modificando geneticamente la capacità di pensiero, di raziocinio degli individui, non ci sarebbe stato bisogno. Cosa dice Gesù? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Che novità! Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Che novità! Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Perché Gesù ha dovuto dire questo? Perché la religione era riuscita a far credere ai malati che proprio perché infermi non erano degni di ricevere il medico. Quindi veramente questo è andare contro natura, ma come proprio la persona che c'ha più bisogno. Pensiamo soltanto, per fare una presentazione, adesso ripeto, con Papa Francesco sta cambiando, quante persone hanno sofferto in maniera drammatica il sentirsi esclusi per la loro situazione, che certe norme religiose o civili giudicavano irregolari, comunque contrarie alla volontà di Dio. Quante persone si sono ritenute escluse dalla Eucaristia? Quando il Vangelo dice tutto il contrario. Non è vero che la persona deve purificarsi per essere degna di accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che la purifica, non per qualcosa di magico, di automatico, ma perché nell'Eucaristia Gesù si fa pane, alimento di vita, in modo che chi lo accoglie sia poi capace di farsi pane, alimento di vita per gli altri. Gesù, dopo la pratica, passa all'insegnamento e chiarisce quella che è la sua linea e quella che dovrebbe essere la linea di tutti quelli che lo vogliono seguire. Fino ad ora tutti i leader religiosi, le guide spirituali, avevano un'ambizione e una missione: portare gli uomini verso Dio. Come si porta gli uomini verso Dio? È facile. Dio ha dato una serie di indicazioni, di regole che permettono di avvicinarsi a Lui. Per questo nei libri dell'Antico Testamento, quando Dio elenca le sue norme, le sue regole, conclude sempre con l'espressione: siate santi come io sono santo. Allora come si fa per avvicinarsi a Dio? È semplice, basta osservare tutte queste regole. Ebbene, sorprende che mai nei Vangeli Gesù invita ad essere santi come Lui o come Dio è santo. Mai. Perché? Perché la santità intesa come osservanza di regole, di pratiche religiose, se dà l'illusione di avvicinarsi a Dio, in realtà non fa altro che separarti dalle altre persone. Ma è chiaro. Se io penso che per essere santo devo osservare tutte queste regole di preghiera, questi atteggiamenti di vita, queste norme di purificazione, è inevitabile che io mi separo da chi? Da chi non riesce a seguirmi. Allora, l'ambizione e la missione dei leader religiosi di portare gli uomini a Dio si rivela un insuccesso. Perché? Perché alcuni inevitabilmente rimangono indietro e altri inevitabilmente se ne sentiranno esclusi. Allora Gesù mai invita ad essere santi come io sono santo, ma Gesù dirà più volte nel Vangelo: siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Non la santità, la scalata verso Dio,
ma la compassione con Dio verso gli uomini. Allora, quello che Gesù ha fatto non è stato di condurre gli uomini verso Dio, ma di portare Dio agli uomini. E come si porta Dio agli uomini? Attraverso l'amore e la compassione, dal quale, atteggiamento dal quale, nessuno può rimanere escluso. Quindi questa è stata la novità di Gesù, che nel Vangelo di Luca arriva a formulare un'espressione che è sconcertante. Dice Gesù: sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. È scandalosa questa espressione di Gesù. Ma come, Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi? Ma ho letto bene? Forse c'è scritto è benevolo verso gli ingrati e i malvagi che si pentono? No, no. Dice Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Questa è la novità portata da Gesù. Mentre nella religione Dio preme i buoni e castiga i malvagi, il Dio che Gesù presenta è un Dio esclusivamente buono, che a tutti, indipendentemente del loro comportamento, comunica e trasmette il suo amore. Naturalmente tutto questo era troppo, e a Gesù incominciano le difficoltà serie, e la più drammatica è la scomunica che gli arriva da quello che era considerato il leader spirituale che più aveva fascino, che più aveva seguito, Giovanni Battista. Quel Giovanni Battista che nel momento del battesimo l'aveva riconosciuto come il Messia preso, ora in carcere, gli arriva l'eco delle azioni e dell'insegnamento di Gesù e dice: non è lui, si è sbagliato. E gli manda attraverso due discepoli un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica: sei tu quello che deve venire? Ed ecco, attenzione, o noi dobbiamo aspettare un altro? Ma come, io ho presentato il Messia con l'ascia in mano, che l'albero che non porta frutto lo tagliano e bruciano nel fuoco, e tu sei andato a dire che invece se un albero non porta frutto zappetti attorno, addirittura con cimi, aspetti uno, due, tre anni. Io sono andato a dire che il Messia avrebbe separato i giusti dai peccatori, come si separa il grano dalla pula, e la pula era un po' la mania di questo Giovanni Battista nel fuoco, cioè lui tutto finiva nel fuoco, e gli dicono che tu mangi con i peccatori, sei te quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? E qui Gesù c'ha questa espressione caratteristica di Luca quando dice: beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. La paura di Dio intimorisce le persone, ma la misericordia è motivo di scandalo. Che Dio ami le persone che non lo meritano, ancora oggi, dopo 2000 anni del messaggio di Gesù, è motivo di scandalo. Proviamo a parlare dell'amore di Dio, dell'amore misericordioso. Ci sarà sempre il fariseo coronato che vi dirà: ma non è giusto, non è giusto che Dio ami questa persona che non lo metta. Questo è lo scandalo portato da Gesù. Poi ci sono altri argomenti che faremo nel prossimo incontro della Basilica, il rapporto di Gesù con le donne, e di queste in particolare una donna che sarà un po' un peso sullo stomaco nella Chiesa, perché conosciamo la prostituta anonima del Vangelo di Luca che entra in un banchetto di farisei dove c'è Gesù e fa tutta quella scena, e Gesù a questa prostituta le dice: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ma siamo matti? La tua fede, questa donna che ha commesso sacrilegio, lei una prostituta, che è andata a toccare con le sue mani, con la sua bocca, con i suoi capelli, un uomo inviato da Dio e quindi lo ha contaminato, quello che agli occhi della religione è considerato un sacrilegio, per Gesù era un'espressione di fede. La tua fede ti ha salvato? Perché Gesù è una prostituta? Non le dice: io adesso ti perdono, ma tu cambia vita, smettila con questo mestiere. Niente da fare. Gesù non glielo dice.
Gesù gli dice che è perdonata da Dio, ma senza metterla come in condizione di smetterla con il suo mestiere. Questo non poteva andare. Non poteva andare. E allora la Chiesa si è tenuta a questo propone finché un grande Papa, non per niente chiamato Magno, Gregorio, nel 590, con un'operazione abile di marketing che dura fino ad oggi, ha inventato la figura della Maddalena pentita. Cosa ha fatto questo Papa? Ha preso tre donne, le ha frullate insieme e ha tirato fuori un unico personaggio. Infatti ha preso la peccatrice anonima. Quando un personaggio dei Vangeli è anonimo, non è lecito mettergli il nome. E anonimo significa che è un personaggio rappresentativo nel quale tutti coloro che vivono la stessa situazione ci si possono identificare. Allora il Papa cosa ha fatto? Ha preso la peccatrice anonima di Lucca. Ha preso Maria di Magdala, la discepola del Vangelo di Giovanni, ha preso Maria, la sorella di Lazzaro, quella che unge Gesù, li ha fusi insieme e ha creato la figura della Maddalena pentita. Quella donna tutta scarmigliata che i pittori si rappresentano presso la croce di Gesù, chi è? Eccola, è lei, è la prostituta che è pentita. Quindi, finalmente, con gran sollievo dei ben pensanti, ci si è tolto questo gruppone. Sì, era puttana, però vedete, alla fine si è pentita. Ecco, cioè, bene. Ma Gesù non ha chiesto a questa donna di smetterla con il suo mestiere, non gliel'ha chiesto. Gesù le ha concesso il perdono, poi sarà la donna, in base a questo perdono, vedere cosa fare. Perché quello che Gesù ha ribaltato era la trafila ordinaria del peccato e del perdono da parte di Dio. Nella religione si insegna che l'uomo che commette peccato si pente, chiede perdono a Dio, offre un sacrificio, la famosa penitenza, e alla fine di tutto questo percorso arriva il perdono da Dio. Con Gesù tutto questo cambia. Il perdono di Dio viene dato all'inizio. Il perdono di Dio viene concesso alla persona prima ancora che questa si penta, prima ancora che decida di cambiare vita. Quindi non il peccato, il pentimento, la penitenza e il perdono da Dio, ma il perdono da Dio che può eventualmente causare nella persona, nell'individuo, il cambiamento. Gesù, in questa sua linea, doveva però eliminare un elemento che era costante della spiritualità. E chi era questo elemento? Era il Satana. Il Satana, che non ha nulla a che vedere con il diavolo inventato poi dai cristiani, era un funzionario della corte divina che dal cielo continuamente faceva la spola sulla terra, spiava le persone per poi poterle accusare nei confronti verso Dio, per poi poterle castigare. Quindi era una sorta di ispettore generale che faceva l'interesse del suo Dio. Quindi lui dal cielo veniva mandato in missione, cercava di spiare la vita delle persone, poi di corsa saliva e diceva: guarda che tale ha commesso questo, lo castiga. Ebbene, con Gesù che annuncia un Dio che non prende buoni ma non castiga neanche i malvagi, che a tutti, indipendentemente dal loro comportamento, rivolge il suo amore, il povero Satana si trova senza lavoro, cassa integrato. Perché è inutile che vada a Dio e dirgli: guarda che il tale ha commesso questo. A Dio non gli interessa. A Dio non interessa la condizione del peccatore, ma gli interessa fargli arrivare il suo amore. Allora, è soltanto nel Vangelo di Luca questa espressione fondamentale usata da Gesù, quando dice: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Il compito del Satana, la missione del Satana, accusare gli uomini presso Dio, con Gesù non è più necessaria, perché a Dio non gli interessa l'atteggiamento delle persone. Questo poi nel libro dell'Apocalisse l'autore lo scriverà dicendo: perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Quindi il ruolo del Satana, il diavolo,
di accusare gli uomini per poi poterli castigare, con Gesù è finito, grazie a questo annuncio della buona notizia. Poi Gesù va avanti, sempre in questo Vangelo, presentando le classiche parabole, chiamate le parabole della misericordia. Nella seconda parte vedremo l'azione concreta, quando Gesù, abbiamo visto che ha chiamato un pubblicano, e poi vedremo altre due azioni. I pubblicani sono preferiti in questo Vangelo, Luca è l'evangelista che più degli altri parla dei pubblicani, con la parabola ingiusta del fariseo, del pubblicano, e la visita di Gesù in casa di Zaccheo. Ma terminiamo questa parte dell'incontro con un'immagine tratta dalla parabola, quella più conosciuta, del figliol prodigo, nella quale Gesù spiega come Dio perdona. Sappiamo tutti quanti la storia, questo figliolo torna al padre non perché gli manchi il padre, gli manca il pane. Non è un modello di pentimento, ma un modello di interesse. Tutto quello che questo ragazzo fa, lo fa per il proprio interesse. Per interesse ha abbandonato il padre e per interesse torna alla casa del padre. Dice, qua muoio di fame, a casa mia mangio. Allora, per essere ammesso, si prepara all'atto di dolore. Padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, perché ho perso i diritti, accoglimi come uno dei tuoi servi. E scrive l'Evangelista, attenzione, perché l'Evangelista ci sta dicendo come Dio concede il perdono. Che il padre lo vide quando ancora era lontano, e quest'uomo fa una cosa inammissibile nella cultura ebraica, gli corre incontro. Nel mondo orientale non si va mai di fretta, e il correre è un atteggiamento disdicevole, e comunque mai un adulto corre nei confronti di un inferiore, di un figliolo. Ebbene, per il padre il desiderio di onorare il figlio disonorato è più importante del proprio onore. Il padre si disonora per onorare il figlio disonorato. Gli corre incontro. E sempre diciamo che quando leggiamo il Vangelo, per comprendere la sorpresa, la novità che l'Evangelista presentava, dobbiamo metterci nei panni dei primi ascoltatori, perché l'Evangelista crea il suo spazio, dice, gli corse incontro, gli si gettò al collo e io, se avessi scritto io, avrei scritto e lo strozzò. Brutto imbecille, che a casa tua facevi il Signore, ma ti sei ridotto a fare il porcaio. Perché l'Evangelista dice gli corse incontro, gli si gettò il collo e lo baciò. E l'Evangelista cita il primo grande perdono della Bibbia, quello di Esau al fratello Giacobbe, che anche in quel caso gli ha fregato l'eredità. Ma il gesto di Dio, del padre, è sintomatico. Il bacio è segno di perdono, per cui il padre perdona il figlio prima che il figlio gli chieda perdono. Pensiamo quanto è diversa la trafila del peccatore nei confronti di Dio. L'uomo non deve elencare le proprie colpe, colpe che Dio già conosce e delle quali sa l'origine e il significato. L'uomo deve soltanto accogliere l'amore di Dio. Ma questo figlio non si fida e attacca l'atto di dolore. Ma il padre non lo fa finire, e aggiunge subito ai servi, presto, portatevi l'anello al dito. Se noi vediamo la storia in maniera realistica, ma è possibile che questo padre, in questo momento che gli torna il figlio che ha pianto come il morto, è possibile che in questo momento va a pensare l'anello, ma c'è altre robe più importanti da pensare. Ma l'anello non è un monile. Era il sigillo che deteneva l'amministratore della casa, cioè il padre a questo figlio che ha dimostrato di essere un incapace, che non ha saputo gestire la sua eredità e l'ha persa in poco tempo. Il padre non gli restituisce la fiducia di prima, ma gli dà ancora più grande fiducia, gli mette in mano l'amministrazione della casa. Ma siamo matti? Che garanzie c'ha questo ragazzo che adesso si comporta bene? Perché prima non gli fai fare un periodo di prova per vedere come si comporta e poi piano piano gli dai qualcosa? Il padre a questo figlio che ha sperperato stupidamente tutto il suo capitale non gli restituisce la dignità e la fiducia persa, ma gliela dà massima,
mette tutto il suo patrimonio nelle sue mani. E chi ti dice che la notte, figurati, hanno ammazzato un vitello grasso? Chissà quanto hanno bevuto per mandare giù sto vitello grasso. E chi ti dice che le notte, quando tutti dormono, sto ragazzo che c'ha in mano il patrimonio del casato se ne va via e il padre la mattina si ritrova in mutande? È il rischio dell'amore. Ma è così che Dio perdona. Il perdono di Dio significa restituire alla persona una fiducia ancora più grande e una dignità ancora più grande di quella che lui aveva. Ebbene, esclusivo di Lucca, l'attenzione nei confronti di questa categoria, che vediamo adesso con una parabola e la cronaca di un episodio. Nel capitolo 18 di Lucca, versetto 10, Gesù dice: due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Gesù presenta gli opposti: la persona che si riteneva per la santità della vita la più vicina a Dio e la persona che era ritenuta per la sua impurità la più lontana da Dio. Quindi i poli opposti. Del fariseo abbiamo, del pubblicano abbiamo visto le caratteristiche. Vediamo brevemente chi era il fariseo. Fariseo significa separato. Ricordate prima l'imperativo di Dio: siate santi come io sono santo. Ebbene, i farisei scalavano la via della santità. Scalando la via della santità si separavano inevitabilmente dal resto della gente. Erano i modelli di religione, i modelli di spiritualità. La vita del fariseo era dominata dalla preoccupazione di osservare scrupolosamente tutti i precetti della legge di Mosè. Erano riusciti a estrapolarne ben 613, 365 erano le proibizioni, 248 i comandamenti da osservare. Erano ossessionati dall'idea della purezza, quindi una maniacale attenzione a non prendere nulla che fosse impuro, e per cui venivano dalla gente ritenuti i santi, i più vicini a Dio. Allora Gesù ci presenta qui, che salgono dal Tempio, i due opposti: il fariseo, il più vicino a Dio, e il pubblicano, il più lontano, quello che neanche avrebbe potuto entrare nel Tempio. Il fariseo, stando in piedi, e traduco letteralmente il testo dell'Evangelista, pregava. Ma stranamente l'Evangelista dice pregava verso se stesso. È strano questo. Perché dice che pregava verso se stesso? Perché la sua, più che una preghiera, è, lo possiamo definire, un pio sbrodolamento delle proprie virtù. È un compiaciuto elenco delle caratteristiche che lo rendono fariseo, appunto, diverso dagli altri. Il fariseo era quello che praticava nella vita quotidiana le regole severe che il sacerdote era tenuto ad osservare nell'imitato periodo di servizio al Tempio. E comincia: oh Dio, ti ringrazio, quindi è una preghiera che apparentemente è rivolta a Dio, ma l'Evangelista ha detto che prega verso se stesso. Lui non è rivolto a Dio, ma è rivolto a se stesso. Ti ringrazio, ed ecco la prima caratteristica delle persone pie, delle persone religiose, perché non sono come gli altri uomini. Non c'è nulla di più drammatico nella vita di essere persone che si ritengono impeccabili, persone che non cadono mai, persone che si ritengono modelli. Sono quelli che hanno sempre il dito puntato contro gli altri, quelli che di fronte alle cadute, ai peccati, alle colpe degli altri, affermano con sicurezza: a me non sarebbe mai capitato, quindi io non sono come gli altri uomini. E li elenca: rapaci, ingiusti e adulteri. Poi dà un'occhiata schifata verso l'altro personaggio e dice: e neanche come questo pubblicano. Quindi lui si presenta al Tempio, fa un pio sbrodolamento delle proprie virtù, delle proprie capacità, e Don Paco, si è distanziato dal pubblicano, l'elenca. E
In questa parabola Gesù elenca come meriti soltanto azioni rivolte verso Dio, ma nessuna rivolta verso l'altro. È la caricatura della persona religiosa. E la prima che fa è digiuno due volte la settimana. È una caratteristica delle persone religiose, il digiuno. Il digiuno in Israele era imposto una sola volta all'anno, ma le persone pie digiunarono due volte la settimana, digiunarono ogni giovedì, in ricordo della salita di Mosè sul Monte Sinai per ricevere la legge, e il lunedì in ricordo della discesa di Mosè dal Monte Sinai. È da notare che proprio quando i farisei e le persone pie digiunano, Gesù si dà ai pranzi con i suoi discepoli e con i peccatori. Ecco allora che si vanta di questa pratica, il digiuno. Una cosa che Dio non ha mai chiesto. La pratica del digiuno, lo dico perché ancora oggi, sapete, ci sono sempre questi rigurgiti spiritualizzanti e sembra che la pratica del digiuno sia una cosa positiva. Il digiuno, ricordiamo sempre, deve la sua origine a una superstizione nata nel mondo greco per la quale si pensava che nel momento della morte di un componente della famiglia, gli spiriti maligni che avevano causato la morte cercavano di provocarle anche quella degli altri componenti della famiglia. Allora, per questo fatto, la famiglia non mangiava per paura che gli spiriti maligni inquinassero gli alimenti e si camuffavano, cambiavano d'abito. È un po', noi le abbiamo dato un altro significato, ma ricordate, almeno fino agli anni 50-60 ancora vigeva, in caso di un decesso, le persone, specialmente le donne, vestivano tutte di nero, il lutto non era un'espressione nata come espressione di dolore, ma per non farsi riconoscere da questi spiriti. Quindi il digiuno nasce come una superstizione, è una cosa che Dio non richiede e che con la presenza di Gesù non è necessaria. Comunque lui si vanta di queste cose, che digiuna due volte la settimana, e è interessante quello che dice: e pago le decime di quanto possiedo o di quanto guadagno. Il pizzo l'ho inventato Dio nella vita. Sì, è Dio stesso, naturalmente non lui poveretto, sono i sacerdoti che manipolano la sua volontà, che hanno inventato il pizzo, cioè la decima di tutto quello che possiede. Ogni 10 alberi che c'hai, il decimo è di Dio. Naturalmente chi davi Dio l'albero, lo davi ai sacerdoti, quindi si inversavano. Ogni 10 pecore, una pecora è di Dio. L'invenzione della decima. Allora questo qui, per essere sicuro, paga le decime di tutto quanto quello che possiedo, per essere scrupoloso. Ed ecco che l'evangelista cambia scena, invece il pubblicano, stando lontano, non voleva alzare nemmeno gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii misericordioso con me, peccatore». Allora abbiamo il pio fariseo che sprotola tutte le sue inutili virtù, che Dio non ha richiesto, e c'è l'altro, la persona che è immersa fino al collo nel peccato e non può fare altrimenti. Non è che il pubblicano c'è tanto e dice: «Oggi smetto con questa attività». Lui era condannato per sempre a svolgere questo ufficio. Non è che diceva: «Oggi mi purifico», lo vedremo nel secondo episodio che faremo, perché non poteva purificarsi. È una persona che vive una situazione dalla quale non c'è più uscita. Eppure si rivolge al Signore e dice: «Signore, vedi che vita disgraziata faccio, ma nonostante questo mostrami lo stesso la tua misericordia». Ebbene, la sentenza di Gesù è sconvolgente, è ingiusta con i parametri della giustizia. Dice Gesù: «Vi dico, questi», cioè il pubblicano, «tornò a casa giustificato», cioè in pace con Dio. «L'altro invece no, perché chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». È una sentenza assolutamente ingiusta. Che meriti ha il pubblicano per venire perdonato da parte di Dio?
E perché Dio non gli mette come condizione per concedergli il perdono, cambia con la tua vita? Nulla di tutto questo. Perché? Ed è questo lo scandalo della buona notizia. L'amore di Dio non è un premio che viene concesso per i meriti della persona, ma un aiuto, un regalo per i bisogni della persona stessa. Quando si comprende questo, cambia il rapporto con Dio e cambia naturalmente il rapporto con gli altri, perché allora ugualmente nella nostra relazione con gli altri non potremo più giustificarci: non lo merita. È finita la categoria del merito. L'amore si dà non perché uno lo merita, ma perché ne ha bisogno. E tanto più la sua situazione è negativa, tanto più è un grido di bisogno. Ecco, questa parabola è assolutamente scandalosa ed è inaccettabile. Che colpe c'ha il fariseo e che meriti c'ha il pubblicano? La colpa del fariseo è che pensa soltanto a se stesso. Lui non vede gli altri. Nell'elenco delle opere per le quali lui ringrazia il Signore, non c'è il minimo accenno a essere andato incontro ai bisogni e alle sofferenze degli altri. Io digiuno, pago le decime, io. Il fariseo è la persona religiosa che è talmente centrata su se stessa che non si accorge dei bisogni e delle necessità degli altri. La figura del fariseo, attenzione, non è che si è estinta al tempo dei Vangeli, si cronano, perché è un atteggiamento sempre che nasce nella religione. Li riconoscete subito. Il fariseo è la persona che quando parlate dell'amore di Dio vi parlerà della giustizia, ma soprattutto, e questa è la prova del nome, fatela, chiedete un aiuto, una mano alla persona, al fariseo. Sapete come si riconosce? Che quando voi siete nel bisogno e chiedete alla persona di darvi una mano, non può, perché le sue mani sono giunte. Allora sapete cosa vi dice? Ti ricorderò nella preghiera. E te lo dice soddisfatto, pregherò per te. Che ci faccio della tua preghiera? C'è bisogno che mi dai una mano, no? Le mani del fariseo sono sempre giunte, e quindi, essendo sempre giunte, sono incapaci di andare in soccorso del bene e del benessere degli altri. Ecco perché, nonostante tutta la sua devozione, tutta la sua pietà, Gesù dice non ha nulla a che fare con Dio, perché Dio è misericordia e compassione che va incontro al bene degli uomini. E il pubblicano? Il pubblicano è la persona che vive una situazione che è negativa, ma anche in questa situazione dice: Signore, mi mostri ugualmente la tua misericordia, la misericordia di Dio lo inonda. Allora, e concludiamo questo nostro incontro con un episodio, anche questo scandaloso, che c'è nel Vangelo e soltanto nel Vangelo di Luca. Ricordate, all'inizio del Vangelo di Luca c'è l'espressione dell'angelo, l'annunciazione: nulla è impossibile a te, nulla. Ci sono situazioni della vita, personali o degli altri, che consideriamo impossibili. Ecco qui la voce di speranza da parte di Dio: nulla è impossibile a Dio. Allora l'Evangelista presenta un caso doppiamente disperato. Perché doppiamente disperato? Ci presenta un pubblicano, addirittura un capo di pubblicani, abbiamo visto per loro non c'era speranza, ma c'era l'aggravante, era ricco. E Gesù è tremendo con i ricchi. Per Gesù i ricchi sono malati terminali di egoismo per i quali non c'è alcuna speranza di salvezza. Perché quello che genera la crescita, la maturità e la sintonia con il Signore è la generosità. Ma il ricco è tale perché non è generoso. Se fosse generoso non sarebbe più ricco. Ecco perché Gesù mette come condizione nella sua comunità, nella comunità di Gesù, tutti i signori, nessuno ricco. Qual è la differenza tra il ricco e il signore? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il signore è colui che dà e condivide con gli altri. Allora tutti possiamo essere signori, tutti possiamo condividere. Per Gesù il ricco non è padrone dei propri beni, ma è posseduto dai propri beni. Perché ho parlato di malato terminale di egoismo? Perché non c'è speranza di salvezza.
L'egoismo ormai fa parte talmente forte della sua costituzione che non ci penserà mai a liberarsene. C'è l'esclusiva di Luca, la parabola, la conoscete, del povero e del ricco. Il ricco viene dipinto con una pennellata fantastica, dice: c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di visso e tutti i giorni banchettava lautamente. Non si dice che questo ricco fosse cattivo, malvagio. Infatti sono i traduttori che mettono la parabola del ricco cattivo e del povero Lazzaro. No, non si parla di cattiveria. Si dice una persona che la povertà interiore la camuffa con la ricchezza esteriore. Oggi non diremo di una persona che vestiva di porpora e di visso, ma adopereremo l'espressione che vestiva firmato da capo a piedi. Sono le persone che hanno tutte le etichette per far vedere che hanno roba di qualità, che è una denuncia della povertà interiore. Tanto più ne povero interiormente, tanto ha bisogno di esibirsi esteriormente. Al contrario, tanto uno più è ricco interiormente, tanto più sarà semplice esteriormente. E tutti i giorni banchettava lautamente. E che fame c'aveva, scritto io? Manco un morto di fame. Io capisco banchettare una volta al mese, banchettare una volta alla settimana, ma tutti i giorni. È che la fame interiore cercava di saziarla ingurgitando. Non sapeva che la fame interiore si sazia dando. Ebbene, quando questo ricco si trova di là e vede Lazzaro, che lui aveva ignorato, lui non si era accorto dell'esistenza di Lazzaro, perché Lazzaro viveva nel mondo dei poveri, che non faceva parte del suo mondo. Ebbene, egoista fino in fondo, adesso che finalmente si accorge di Lazzaro, pensa di usarlo per i propri interessi. E ordina, continua a ordina. Dice Abramo: manda Lazzaro a intingere, oppure mandalo ad avvisare i miei fratelli. Egoista fino in fondo. Non pensa al popolo, al paese, ma soltanto a se stesso, ai suoi beni e alla sua casa. Quindi per Gesù, per il che non c'è salvezza. E lui l'ha detto chiaramente: è più facile che un camello entri nella cruna di un ago, l'animale più grosso conosciuto nel mondo di Israele, e l'apertura più piccola, che un ricco entri nel regno di Dio. Può entrare a condizione che non sia più ricco, ma è difficile che un ricco rinunci al suo egoismo. Allora ecco un caso doppiamente disperato. C'è un uomo che è ricco e capo dei pubblicani. Eppure, vediamolo. Ed essendo entrato, attraversato Gerico era l'ultima tappa che il popolo di Israele aveva attraversato per entrare nella terra promessa, ed era un uomo di nome Zaccheo. L'evangelista è ironico. I genitori spesso sbagliano nel mettere il nome ai propri figli, perché Zaccheo, Zaccai in ebraico, significa puro, puro. Eppure è la persona più impura che c'è. Dice: ed è un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani. Non era un pubblicano, addirittura il capo è ricco. Non c'è speranza. Come ricco Gesù lo esclude, perché i ricchi non fanno parte della sua comunità, ma soltanto i signori, e come pubblicano vediamo che è escluso dalla religione ebraica. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. La notazione che l'evangelista ci dà non è folcloristica, non è che l'evangelista è andato a prendere il centimetro per misurare Zaccheo. Il termine greco che adopera per piccolo è micro, da cui la nostra parola microbo. Perché l'evangelista dice che Zaccheo è un microbo, è piccolo di statura? Perché l'accumulo dei beni, l'ingiustizia nella quale vive frodando gli altri, non l'ha reso un grande, ma l'ha reso un piccolo. Mentre giganteggia la statura di Gesù, che quello che aveva lo ha messo a frutto degli altri, la persona ricca che crede attraverso i suoi beni, attraverso la sua posizione, di mettersi al di sopra degli altri, invece è un microbo. Allora cercava di vedere Gesù e cosa fa? Ed essendo corso in avanti, salì su un sicomoro, un albero, per vederlo, poiché
passare. L'evangelista fa comprendere che questa persona ritiene che per vedere Gesù deve salire in alto. Non ha compreso l'annuncio del Vangelo, che è Dio che è sceso in basso, sempre più in basso, per incontrare le persone. Non c'è bisogno di salire per incontrare il Signore, ma bisogna accogliere un Signore che scende. Ed ecco la sorpresa. Quando giunse sul luogo, alzò lo sguardo e Gesù gli disse: Zaccheo, scendi subito. Lui pensava che per incontrare il Signore doveva salire, Gesù gli dice: no, scendi. Salire inevitabilmente significa separarsi dagli altri. Non c'è nulla di più deleterio di separarsi dagli altri. Non bisogna salire, ma bisogna scendere, perché oggi devo rimanere a casa tua. Quello che Gesù sta dicendo è qualcosa di incredibile. Il verbo dovere è un termine tecnico adoperato dagli evangelisti che indica la volontà di Dio. Ma questo è il capo dei pubblicani. Abbiamo detto che il pubblicano è impuro, non si può far entrare nella tua casa, neanche può mettere il piede sulla soglia della casa, perché rende tutto impuro, e se mette il piede nella soglia della casa devi lavare con l'acqua bollente tutti i muri. Ma figuriamoci a entrare nella casa di un pubblicano, impossibile. Ma benedetto Gesù, se volevi convertire sto disgraziato, ma non lo potevi fare per strada. C'è bisogno che vai dentro la casa. E lui dice che era la volontà divina di entrare in casa. Questo significa, gli evangelisti non ci stanno dando episodi di cronaca, ma ci stanno dando verità teologiche. Non c'è nessuna persona al mondo, per quanto sia sudicia, sporca, impura, sporca la sua esistenza, che possa impedire al Signore di entrarci per portare la salvezza. Nessuno. E il Signore lo dice: vada, adesso venga a casa tua, prima dagli la pulita. Niente di tutto questo. Il Signore dice: devo entrare in casa tua. Ed ecco il cambio di Zaccheo. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Perché l'anticipo di questa gioia? Gesù ha detto negli Atti, sempre di Luca: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco il segreto della felicità. La felicità non consiste in quel che riceviamo dagli altri, ma in quello che diamo agli altri. Se la mia felicità dipende da quello che voi fate per me, ma voi mica potete entrare nella mia testa, nel mio cuore. Che ne sapete delle mie aspirazioni, di quello che mi aspetto, delle mie attese, dei miei desideri? E allora, se la mia felicità la faccio dipendere da voi, inevitabilmente io andrò per la vita sempre amareggiato, sempre mi sentirò incompreso, sempre rattristato. La felicità non consiste in quel che si riceve, ma la felicità consiste in quello che si dà. Ed è una felicità piena, totale. E vedendo, tutti mormoravano dicendo: è entrato ad alloggiare da un peccatore. C'è uno scandalo. Tutti mormorano contro Gesù. Ma Dio mio, è entrato in casa di un peccatore. È una cosa enormemente scandalosa. Non si può entrare in casa di un peccatore, soprattutto senza mettergli condizioni. Ma per Gesù la casa indica la persona, la realtà della persona. Non c'è nessuna persona, per quanto sporca, per quanto devastata, per quanto rovinata che possa essere, che possa impedirgli di entrare nella sua casa. E quando Gesù entra nella casa, gli porta la salvezza. E Zaccheo capisce. Ma Zaccheo alzato si dice: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Ricordate, era ricco, e già di mezza la sua ricchezza. Do la metà dei miei beni ai poveri. E uno si potrà chiedere: perché non gli dà tutto? E perché c'è un altro passo da fare, sentitelo. E qui Zaccheo è un po' diplomatico: e se a qualcuno ho frodato, a qualcuno è la vita che frodi, e se a qualcuno ho frodato qualcosa, restituisco 4 volte tanto. Quindi metà di quello che ho lo do ai poveri. Quello che resta, la legge prevedeva che bisognava restituire l'importo sottratto con l'aggiunta di un quinto. Lui fa di più. Se ho imbrogliato qualcuno, gli do 4 volte tanto. Allora, se metà dei beni li dai ai poveri.
L'altra metà ti serve per risarcire le tante persone che la tua carriera ha imbrogliato, non sei più ricco. Ed ecco che in questa casa allora entra la felicità e l'allegria, l'accoglienza di Gesù è costata cara a Zaccheo, che ora non è più ricco, ma finalmente è felice. Gli disse allora Gesù, oggi per questa casa è venuta la salvezza. È l'unica volta che nei Vangeli Gesù parla di salvezza. Lui che era stato annunziato dall'angelo del Signore ai pastori come il Salvatore, conferma qual è il compito di Dio, che dice è venuto per salvare quello che era perduto. Infatti dice Gesù, il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare, non sono i peccatori che vanno in cerca di Dio, ma è Dio che va in cerca dei peccatori e crea situazioni, crea occasioni in cui l'uomo si trova di fronte a un Dio che non gli chiede, insisto fino alla noia, di purificarsi, non gli chiede di cambiare, non gli chiede di pentirsi, chiede soltanto accoglimi, ma così sporco come sono, accoglimi così sporco come sei. Dio non ha paura della nostra sporcizia, perché sa che la sua luce è capace di eliminarla, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Quindi l'azione di Gesù con Zaccheo, il ricco capo dei pubblicani, è stato quello di portargli la salvezza. Ma anche in questo caso di nuovo problema con la chiesa primitiva. Beh. Ma Gesù, gli puoi dire che abbiamo mestiere? Hai detto che è salvo, è vero, non è più un ricco perché i beni metà la date ai poveri, metà sta risarcendo, però che fai? Lo fai continuare con quel mestiere? E non andava giù. Allora ci pensò la chiesa primitiva, la tradizione, e nel secondo certi scritti antichi, Pietro, San Pietro, ha nominato Zaccheo quale vescovo di Cesarea, quindi ha fatto cambiare mestiere e l'ha fatto diventare vescovo. Ma perché questo? Perché era intollerabile che una persona che non cambiava vita potesse essere continuata ad amare da Dio stesso. Ecco, abbiamo fatto una carrellata sul Vangelo della Misericordia, proseguiremo il mese prossimo, mi troverò di nuovo qui a Bologna, però ci va la basilica dei Servi, proseguiremo con quella che è la caratteristica di Luca, il ruolo che riserva, il risalto che dà alle donne. Sapete che nella tradizione ebraica la donna era considerata l'essere più lontano da Dio. Dio non ha mai rivolto la parola a nessuna donna, recita il Talmud. Il talmudista si accorge da me la sparata un po' grossa, ci ripensa, ma grava, dice, sì è vero, l'ho fatto una volta, ma si è pentito da quella volta, non l'ho fatto più. Perché secondo la Bibbia, Dio rivolge la parola a Sara, le annuncia che a quell'età il marito avrà un figlio, Sara si scompisce dalle risate, Dio, che era un po' quel malosetto, le fa, Sara, hai riso? E sta poveretta cosa volete che disse? No, non ho riso, oh, il Padre Eterno se l'è legato al dito, da quella volta non ha rivolto più la parola a nessuna donna. Per questo motivo nella legislazione ebraica le donne non sono testimoni credibili, non sono persone ritenute capaci, infatti sempre Luca quando dicono alcune donne ci hanno detto che era risolto, ma ci era sembrato un maneggiamento di donne. Ebbene, la volta prossima vedremo proprio le protagoniste dello scandalo della misericordia. Allora faremo di nuovo la peccatrice e le altre donne, compresa la adultera. Che... Bene, ecco, c'è già una domanda pronta, alcune domande, poi ci troviamo. Oggi l'Eucaristia so che è in chiesa. Comunque adesso le domande. A un quarto circa ci spostiamo in chiesa e l'Eucaristia ce l'abbiamo. Allora, qualche tempo per brevi domande perché poi devo recuperare un po' la stanchezza. Anche se non capisco il senso della parabola, però io so, come
era duro da digerire l'out-out di Gesù, che ha detto che è più facile che un cammello entri per la cruna di un arco. Allora si è cercato già nei primi tempi della Chiesa, abbiamo visto col quarto secolo e poi come si è cercato di annacquare, si è cercato quasi di attenuare, anche se poi non cambia tanto, allora per una sonanza di termini si è cercato di dire una corda, quindi il cammello proprio difficile, ma una corda dentro la cruna di un ago, quasi quasi, no, nulla di tutto questo, i documenti della scrittura, che abbiamo, i più antichi attestano che è cammello, perché fa parte del linguaggio paradossale in uso nel Medio Oriente. La conferma che sia un cammello è che nel Talmud troviamo una parabola quasi identica dove si parla di un elefante, quindi è una maniera immaginifica che avevano gli orientali. Ma è chiaro che questo brano è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio, è chiaro che creava sconcerto, tanto più quando la Chiesa piano piano cominciò ad arricchirsi, e quindi questa figura del cammello è rimasta nel coso. Adesso non preoccupiamoci perché sono tutti confinati in un attico questi cammelli, sono custoditi insieme alle pietre, alle macine da mulino, e stanno al sicuro, perché era una contraddizione con lo stile che la Chiesa stava avendo, che era un abbandono dell'insegnamento di Gesù. Sì, Merino, di là. Il perdono concesso, sì. Quello in Giuda è un'altra tematica, ma il bacio insieme al cuore l'incontro, si rifà il libro di Genesi, quando Esaù ha fregato l'eredità, Giacobbe ha fregato l'eredità a Esaù e Giacobbe scappa. Immaginatevi quando lo lontano su una collina vede Esaù con 400 uomini. Esaù è il capo con l'incontro al fratello, il fratello gli prende la strizza, invece Esaù gli corse incontro, si gettò al collo e lo baciò. Allora il bacio era il simbolo del perdono concesso addirittura in anticipo. Nel Vangelo c'è anche la figura del bacio di Giuda, ma che non ha questa espressione di perdono, ha un'espressione di affetto che maschera invece l'odio mortale da parte di questo discepolo. Ah, sì. Nella parabola del figlio, la parabola del figlio prodigo, il padre che è il figlio, però mi sembra stupito che il padre non sia mosso per andare contro il figlio, se nel rispetto della libertà del figlio. Sì, allora è una parabola, quindi non è un fatto reale, vuol far comprendere che il padre, il maschio di Dio, rispetta la libertà dell'uomo, anche va contro quando va contro la sua volontà. La libertà dell'uomo è un valore talmente sacro che neanche Dio cerca di infrangere, ma anche perché questo figlio doveva fare questa esperienza. Se il padre l'avesse seguito, gli avesse eliminato i debiti con le altre cose, gli avesse trovato il posto, questo figlio avrebbe maturato, sarebbe cresciuto, ma questo figlio doveva toccare il fondo. Soltanto quando ha trovato il fondo è stato possibile questo incontro, questo ritorno col padre, anche se c'è andato inizialmente per interesse. Quindi non è un padre che impedisce al figlio di cadere, ma il padre che aiuta il figlio a rialzarsi. Quindi il rispetto di Dio per la libertà dell'uomo, anche quando questa va contro la sua volontà. Quindi per fare un parallelo è la moda delle etichette spirituali. Come? È la moda delle etichette spirituali, che è proprio parlare dell'abbraccio del padre, al contrario della parabola di prima. Ripeto perché non ho sentito bene. Per fare un parallelo. Ah, povero, non avevo capito. Perché le ricchezze, beh, possono essere spirituali, ma anche materiali. Quindi, tutto il suo padre, che ci può fare? L'altro è che si va da Gesù, padre. Per fare un parallelo con la parabola di
unicamente sempre per interesse chiede la parte dell'eredità e per interesse ritorna. Ma non abbiamo potuto trattare la parabola. Il vero protagonista della parabola non è questo figlio, è l'altro, è il giusto, che non vuole entrare, che non accetta che il padre dimostri il suo amore. La parabola è una caricatura della persona religiosa, dice: ma come, io ti ho servito sempre, ho obbedito al tuo comando, non mi hai dato manco un capretto. È l'infantilismo della persona religiosa. Ma ci avremo altri modi per affrontare questa parabola. C'è ancora una, poi ci prendiamo dello spazio. Sì, per l'Eucaristia. Allora, io ho sempre avuto dei problemi con il sacramento della riconciliazione, per la confessione. E ti adesso all'ultimo minuto mi tiri fuori dalla testa. Cerco di far la pace. Il problema non avevo per me, ma l'avevo come catechismo. Perché per quanto la pensassi, nel momento in cui i bambini dovevano ricevere la prima comunione, il sacerdote mi chiedeva di mandare la confessione. A parte la sensazione qui di capellità, non capire pensare dei bambini di 7-8 anni che vanno a confessare dei peccati, direi che il rito della riconciliazione dovrebbe essere questo. Tu ti siedi davanti al sacerdote, il sacerdote ti perdona, dopodiché ti dice: se vuoi parlare dei tuoi problemi, dei tuoi peccati, puoi farlo con me. Se lo fai con il tuo analista, forse ti dico. La pratica della prima confessione, condizione per ricevere la prima comunione, è una pratica deleteria che può causare dei danni irreversibili nei bambini. Perché si inculca a queste creature, per l'età che lo fanno, il senso di peccato che non fanno. E se li si convince che è peccato, quei normali processi di crescita, che guai se non ci fossero. Questi bambini si devono inventare le colpe per far contento il prete. Normalmente, quali sono le colpe dei quali questi bambini si devono accusare? La prima è: ho disobbedito ai genitori. La seconda è: ho litigato col fratello, con i compagni, se c'ha. E la terza, che ho detto le bugie. Normalmente sono questi i tre. Quello per la nostra generazione, oggi non rubano più la marmellata, sono già obesi da vite. Ai nostri tempi si rubava la marmellata, ma oggi non credo che capita. Allora bisogna, si convincono i bambini che è una colpa quello che è il normale processo di crescita. Un bambino che non disobbedisca ai genitori o ne è terrorizzato o ha dei problemi portati dal pediatra o dal psicologo. È proprio perché deve disobbedire ai genitori per far emergere la sua personalità. Un bambino che non litighi con il fratello, la sorellina, con i compagni, o è uno che non gliene frega assolutamente niente degli altri, o anche in questo caso è un bambino con problemi, portatelo dal pediatra. E poi ho detto le bugie. Ah, è lui che dice le bugie. Ma fino a ieri gli avete detto che la Befana gli porta il regalo, e quando cade il dentino viene il topolino, e che c'è un nero, è lui che dice le bugie. Allora, eliminiamo questa messa in scena della prima confessione, che è inefficace e deleteria e non porta a nulla. Allora sostituiamola, noi l'abbiamo proposto in diverse parrocchie, ormai si fa, con la festa del perdono. Cos'è? Non sono i bambini che devono chiedere perdono a Dio di colpe che non hanno, ma sono i bambini che perdonano le colpe degli altri. Perdonano le colpe a volte dei genitori, che i genitori sbagliano nei confronti dei figlioli, perdonano i propri compagni, il proprio fratello e il proprio maestro per certe espressioni di ingiustizia. Allora, mentre la prima è una messa.
messa in scena, che poi ritorna fino a che il bambino comincia a ragionare e si allontana definitivamente da questo sacramento che sente inutile. La seconda è un'esperienza che lo matura e lo fa crescere. Alle 12 ci vediamo per l'ultimo.